Ma quello che era molto curioso, che questo personaggio lui voleva in tutti i suoi concerti una postazione di cucina nel camerino. Cioè era in Italia, era in Europa, era all'estero. Poi siamo andati più di una volta a Palm Springs, a Malibu, nella sua villa, anzi che lui voleva che noi facessimo un ristorante solamente privato per lui. Ma questo è molto carino, perché lui era una persona che era un grande amante del pesto. Noi la prima volta, quando io sono andato al Madison Square Garden di New York con Benvenuti Griffith per il mondiale, di lì l'ho conosciuto e poi ci ha portato a Las Vegas. Da Las Vegas poi lui mi dice: ma io vengo sempre a Monte Carlo, l'Hotel de Paris, e io gli facevo sempre la sorpresa che gli portavo il pesto. Un bel momento mi dice: ma poi ti vengo a trovare. Poi ci è venuto a trovare qui nel ristorante con l'elicottero privato, e poi di lì è nato tutta la storia avanti, sempre grandi aneddoti. Siamo andati all'Hotel de Paris a fare una grande festa, poi al forum, poi a Palla Trussardi con anche Nino La Rocca, che c'era anche lui in America, poi Luciano Pavarotti, poi Roger Moore, Liza Minnelli, Sammy Davis, ma sempre un po' ovunque è stata una cosa, guarda, credimi che ci è rimasto meno male che adesso qui a Rosso di Lumars si fa questa festa tutti gli anni, almeno lo ricordiamo e ogni tanto diamo anche qualche aneddoto, perché se li dovessi dare tutto adesso non finiamo mai più.